Sostieni Radio Pistoia e sostieni Pistoia con le sue splendide realtà. Sei un nostro ascoltatore? Diventa socio di Radio Pistoia e contribuirai al nostro progetto di valorizzazione dei musicisti emergenti sul territorio provinciale toscano. Riprendiamo la linea qui a Radio Pistoia su Teleradio Mondo. Viva la Rai, viva con la Rai, Daniele Piombi. Ciao Daniele, buonasera Daniele Piombi. Daniele? Ma quanti applausi, ma ragazzi, come stai Daniele? Benissimo Leonardo, grazie. Come grazie a Radio Pistoia per questo incontro con una serie di ascoltatori di una delle radio che ho scoperto fra le più importanti non solo della regione toscana ma molto seguita anche in altre regioni. Grazie Daniele, grazie a te appunto, grazie del riconoscimento ma soprattutto grazie a te per essere qui ospite stasera ai microfoni di Radio Pistoia. Come sai, qui in studio a parlare con te Leonardo Soldati, Niccolò Masiani e la nostra speaker Elena Olivi. Ma io Elena Olivi devo averla già letta da qualche parte, ha vinto qualcosa recentemente. Diciamo che la ragazza è fresca di diciamo un corso di presentatori televisivi di un'agenzia di spettacolo operativa da molti anni in Toscana e non solo, ma anche appunto a Roma. Il nome non ti sarà nuovo, è la Vega Star, che ha allevato talenti come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e tanti altri. Diciamo ecco, i comici d'avanguardia toscani. I più volari d'Italia. Complimenti allora a non solo, ma anche perché è un concorso che la porta alla ribalta nazionale e poi quell'agenzia è stata già importante per alcuni, credo che possa essere importante anche per Maria Elena. Il nome è promettente, la ragazza è brava, vedremo. Grazie. Vedremo. Come facciamo ogni martedì con il nostro ospite di turno, procederemo adesso Daniele a fare un breve ritratto biografico, ovviamente tuo personale, sottolineando, evidenziando alcune delle tue tappe fondamentali nel tuo percorso artistico, perché ovviamente parlo solo di tappe fondamentali perché parliamo di più di 50 anni, o meglio, più di mezzo secolo, è più suggestivo dire così, di carriera artistica. Hai ragione Leonardo, hai ragione, non so quanti minuti ci vorrebbero citando fra radio, televisione, radio private, Radio Monte Carlo, la televisione nazionale nel campo Rai, ci vorrebbe chissà quante, tutta la sera, tutta la notte. È vero, infatti vedrò se la sintesi, come dire, mi verrà incontro. Nato a San Pietro in Casale, provincia di Bologna, il 14 luglio, segno zodiacale Cancro. Sposato con Mirella, conosciuta nel 1967 a Milano, quando lei si trovava tra il pubblico e Daniele Piombi invece presentava la Sei Giorni di Ciclismo. Conduttore televisivo, soprattutto di Casa Rai, con più di mezzo secolo complessivo di carriera artistica, l'esordio in televisione all'età di 22 anni, nel 1955, in occasione del programma Viaggiare, sempre di Casa Rai. Ideatore nel 1961 del premio di regia televisiva, comunemente conosciuto come l'Oscar TV, commentatore per la Rai dell'Eurovision Song Contest nel 1988, ha interpretato un presentatore facilmente identificabile in te stesso nella parodia dei Promessi Sposi del trio Solenghi Marchesini Lopez nel 1990. Dal 2001 presentatore del Gran Galà dello Sport e della televisione ad Alghero, dove trascorre abitualmente le vacanze, collaboratore della Gazzetta del Sud, hai fama di perfezionista in palcoscenico e di gentiluomo nella vita. Ti riconosci in tutto? Ecco, togliamo il perfezionismo perché sono cielo dei difetti, caro Leonardo. E poi ti ringrazio perché non ne hai sbagliato una. Non so, vabbè. Ti abbiamo studiato. Hai studiato, ma molto bene, complimenti. Ragazzi, veramente, non solo... vi ascolterò tutta la sera, volentieri, quando mi vorrete fare anche domande cattive, non solo questo buonismo imperversante questa breve biografia
che parte veramente dagli anni 50 più o meno, perché la prima edizione del premio Regia Televisiva si è svolta appunto a Reggio Emilia nel 61 e io avevo già fatto Viaggiare e lì avevo conosciuto un po' in retroscena del mondo televisivo, dove i vari personaggi popolari erano quelli che apparivano sullo schermo, ma io ho voluto, soprattutto per i primi 12-15 anni del premio Regia, che poi da Reggio Emilia si è spostata a Sasso Maggiore, poi ha avuto il suo seguito in Sicilia, a Verdini Naxos, e poi da 15 anni era tenuto dal Teatro Harrison di Sanremo. E ho voluto mettere in risalto la figura di colui che muoveva le telecamere, e allora per 2 o 3 anni abbiamo premiato i registi, cioè coloro che davano nome al premio. Poi, caro Leonardo, i motori dei programmi televisivi, i registi, i motori, possiamo certo, dire. Certo, i motori. Ma dopo mi sono accorto che basta aggiungere nella lettera di invito con la comunicazione della vittoria nel referendum che noi tenevamo attraverso la critica televisiva di tutti i giornali che dedicavano pagine e pagine ai programmi di Mike Bongiorno, di Mario Riva, di Enzo Tortora, eccetera, eccetera, che sarebbe stata gradita la presenza anche del protagonista in video. Allora il regista, invogliato da questo, portava anche i personaggi famosi e lì a Sasso Maggiore fu un diluvio di personaggi, perché ci agganciammo anche con Sorrisi e Canzoni TV, sì, diretto dall'indimenticabile amico Gigi Vesigna, che purtroppo ci ha lasciato troppo recentemente, ed è ancora vivissima la sua presenza in tutto quello che stiamo preparando per il 25 maggio in onda su Rai 1 in prima serata con la 55esima edizione del premio Regia Televisiva. Andiamo avanti, complimenti, adesso voglio sentire anche Nicolò e anche Maria Elena. Leonardo, comunque è giusto sottolineare che per il premio l'idea nasce da una tua conversazione con l'amico Sandro Gasparini. Bravo, è sì, giusto? Proprio, che era mio socio in un locale che era niente meno che la tavernetta dell'Hotel Astoria, che era allora il più bel albergo di Reggio Emilia, lo rimane fra i migliori, ma per animare il veglionissimo della stampa, noi creammo, io, la mia segretaria, Sandro Gasparini e 2 altri amici che erano grafici della mia società, creammo il premio Regia Televisiva e di lì è iniziato un lungo cammino per 55 anni. E invece a proposito di Gigi Vesigna, ricordiamo il momento in cui nel 1984 c'è il divorzio, diciamo tra virgolette, tra la manifestazione e invece la rivista, che viene acquistata da Silvio Berlusconi, che invece ha già, per quanto riguarda la sua fine, investe la famosa manifestazione del Telegatto. Ecco, dei Telegatti, voluti pensi dal gusto del pubblico, con le centinaia, dicevano migliaia di cartoline ricevute, pubblicate appunto da Sorrisi e Canzoni, che indicavano i loro personaggi preferiti, e era diventato un grosso premio, un grosso riconoscimento che Mediaset subito dopo la Fininvest ha voluto valorizzare, sì. Noi nel contempo avemmo, nel momento in cui Fininvest volle dire Berlusconi, noi dalla Rai avemmo la proibizione di collaborare con Sorrisi e Canzoni, e a me dispiacque perché l'ho persi per strada per 15 anni. Dopo poi è tornato alla ribalta, perché allora era edito da Campi, l'editore nel mondo, sì, della musica leggera. E comunque, diciamo, con Gigi Vesigna, da un'idea originaria in cui un premio in cui votano solamente, diciamo, gli esperti, gli addetti ai lavori, poi con Gigi Vesigna invece la manifestazione ha un'investitura popolare per quanto riguarda la valutazione stessa dei programmi da parte appunto dei lettori della rivista. Esatto, proprio il sostantivo che hai usato
è molto appropriato perché avemo l'occasione di presentare personaggi altrettanto popolari, italiani e stranieri, ragion per cui la manifestazione ebbe un aumento di audience televisiva tale che a Rai 1 non è più stata, da Rai 1 non è più stata abbandonata, e anche quest'anno, nonostante il cambio di sede, perché saremo in diretta dalla DIAR di Roma, sì, gli studi della Rai sulla Nomentana, e non dal Teatro Ariston, che ha tutta un'altra leggenda da raccontare, quella del Festival del Jazz, che io ho avuto il piacere di presentare per 4 anni, e poi per il Festival di Sanremo, per tante manifestazioni ospitate dal Teatro Ariston, che ha fatto diventare di Sanremo la capitale della canzone. Appunto, appuntamento il 25 maggio in televisione. Chi conduce è Fabrizio Frizzi? Sono Niccolò, ciao. Niccolò Masiani. La voce, senti. Niccolò Masiani. E conduce Fabrizio Frizzi quest'anno? Si dice, si vociferava che fossero Carlo Conti, poi Fabrizio Frizzi. Senti, Masiani, io ti confermo che da 4-5 anni io sono il papà della manifestazione. Sì. Mi chiamano con un termine che non mi piace, il patron. Comunque sono il garante dell'attività dell'Accademia, al posto del presidente che era, come forse qualcuno ricorda, proprio Gigi Resigna. Sì. Ma ti confermo che il presentatore ufficiale del galà del premio regia televisiva è affidato nella presentazione a Fabrizio Frizzi, che è un carissimo amico, un carissimo collega, direi anche bravo, ha superato tante manifestazioni importanti, è già la terza o la quarta volta che, alternandosi con Carlo Conti, ci troviamo insieme, perché poi mi invitano, mi prendono in giro, mi sfottano, mi dicono, mi chiedono le cose, e io con piacere vado, perché è un po' una mia creatura che vorrei seguire fino a quando la salute me lo permette. E Niccolò, un'altra curiosità per te riguardo alla famosa top 10. Sì, se si può sapere qual è un'anticipazione sulla top 10 dei 10 programmi più che saranno, che concorreranno per il premio Regia Televisiva 2015. Se c'è qualche anticipazione, dovete avere delle notizie in anteprima. Questo è altro a radio, allora, microfono di Radio Pistola. Il programma televisivo. Vabbè, no, voglio dire, alcuni dei programmi segnalati. A intuito dovrebbe esserci tale quale show, suppongo. Scusa, cosa? Tale quale show dovrebbe esserci a intuito. Bravo, 1-0. Vediamo quanti dei vecchi. Quello di Maria De Filippi è. Amici. No, perché Amici. Sei molto vicino. No, Amici, quello lì è... No, aspetta, mi ricordo Tu sì che vales. Tu sì che vales. No. Acqua. Uomini e donne. No. Acqua. No, vabbè. Beh, Daniele non ci può può svelare altro, giustamente, insomma. Aspetteremo tutti il 25, perché? Il prossimo, no, perché, 25 maggio. Leonardo, noi abbiamo l'esclusiva, come puoi immaginare, con Rai 1, quindi i personaggi che sono stati protagonisti arrivano all'Accademia, che sta votando le ultime schede, in numero di 20, e l'Accademia, della quale fanno parte personaggi del mondo del giornalismo, personaggi del mondo dell'arte, dello spettacolo, che non sono coinvolti in trasmissioni, ma da, non so, Catena Fiorello, che è la sorella del più popolare showman italiano, da Davide Maggio, che è autore e responsabile di uno dei siti più famosi del mondo della critica televisiva, poi TV Blog, Renzo Arbore, Umberto Brindani, direttore di Oggi, Stefano D'Orazio, e poi ultimamente è subentrata anche una critica televisiva di un giornale del Sud che non mi ricordo come si chiama. Comunque questi 10-12 componenti l'Accademia votano i migliori 10 e poi i personaggi femminili e maschili dell'anno su 20 che vengono segnalati durante tutto l'anno via web.
Ecco, spero di aver esaudito le vostre curiosità. Sì, comunque sì. Diciamo dovrebbe di riuscire sì. bene lo spettacolo, me lo auguro. Ecco, e Nicolò aveva un'altra curiosità riguardo alla location della manifestazione. C'è stata un po' una sorta di spending review, Rai, aver spostato la manifestazione da Sanremo a Nomentano, agli studi della DEAR. Daniele, il ragazzo ha studiato da Claudia Vinci Guerra, quindi all'occorrenza sa essere un po' cattivello. No, oh. No, no, ma se ho capito bene lo spending review, cosa vuole intendere il buon Masiano, voglio dire che purtroppo con la nuova direttiva imposte dal nuovo direttore generale Gubitosi, tutti quelli che sono stati programmi sovvenzionati anche dalla RAI per le spese che la nostra produzione affidata a Nello Marti sostiene, è logico che vengano rimborsate dalla RAI, come la scenografia, l'orchestra, però a un certo punto è logico che... Aspetta, c'è qua. Pronto, Daniele? Daniele? Più importanti di noi, i produttori per un anno. Sì, che no, devo dar ragione a Nicolò, perché giustamente lasciare Sanremo e tornare nell'ambito RAI agli studi della DEAR ha costituito una riduzione in quello che è il budget, il complessivo capitale del quale possiamo disporre, però devo sapere per forza di cose che, non essendo ancora stato firmato nessun contratto, si spera nel bene, si spera nel meglio. Certo. Per adesso devo dar ragione a Nicolò, il quale ha detto giustamente che in clima di standing review ha dovuto sottomettersi la nostra produzione, e quindi tante cose alla grande che abbiamo avuto con ospiti italiani e stranieri, rimborsando spese di viaggio da Los Angeles, come abbiamo fatto per Kim Novak che arrivò in Sicilia via New York, Los Angeles, New York, New York, Roma, Roma, Catania, e atterrò con un elicottero sulla spiaggia di Giardini Naxos. È logico che non si possono più pretendere questi contributi, e allora dovremo fare del nostro meglio per far venire fuori un bel programma. Sarà fatta al Nomentano 5, sarà fatta la trasmissione. Come? Al Nomentano 5 sarà fatto. Studio Nomentano 5. Non ho capito. Sarà fatta al Nomentano 5 la trasmissione? Sì, alla DEAR. Ah sì sì, perché sono 6 studi, so che è la DEAR. E noi incrociamo le dita per voi. In un'intervista, in un'intervista hai detto: Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Jerry Scotti, migliori presentatori. Carrà e Milly Carrucci, le migliori donne. Non mi piace Amadeus. Povero Amadeus. No, ma non è che non mi piace, per l'amor di Dio, si tratta di un professionista, ragazzi, per cui non è che il fatto che non piaccia a me, però Amadeus, nei riguardi, guarda caso, della manifestazione della quale stavamo parlando fino a pochi minuti fa, fino a pochi secondi fa, 2006. Non si è comportato molto bene, e ha lasciato il teatro a metà spettacolo dopo che era stato premiato, e questo me l'ha fatto scoprire come poco carino nei nostri riguardi di produttori, organizzatori e amici, tutto lì. Ma per l'amor di Dio, un serio professionista, ma ai nomi che avete fatto inizialmente dei miei colleghi, che io stimo molto, vorrei aggiungere per l'epoca mia Enzo Tortora, certo, e per l'epoca attuale il formidabile Paolo Bonolis. Paolo Bonolis. Come ogni martedì mettiamo a disposizione, Daniele, un nostro numero di telefono attraverso WhatsApp con cui i nostri ascoltatori possono scriverci per fare domande o comunque dire qualcosa all'ospite di turno. Sono arrivate per te. L'ho letto sul nostro sito, sì, su internet. E sono arrivate subito per te due non sono domande, sono insomma due persone che ti hanno scritto per appunto dirti qualcosa. Sono tutte e due. Sono, allora, una è più simpatica, l'altra è più delicata, ma direi piuttosto bella per chi la riceve. Quale prima? La più simpatica o la più delicata, ma comunque sempre bella?
La più simpatica. La più simpatica, Serena Viviani, 1967, ci scrive da Grosseto e dice: Signor Piombi, in televisione la conosciamo come una persona dal contegno tipicamente inglese, ma almeno a casa le perde mai le staffe. Beh, è simpatica veramente. Io dico a questa ascoltatrice di Grosseto, città Serena dalla quale Viviani. io passavo quando ancora la tua strada non arrivava tutta fino a Roma. Allora, amo molto Grosseto perché è una città che unisce il fascino della caratteristica delle città toscane al mare. Vabbè che ne ha anche altre, Livorno, Pisa, eccetera, eccetera. Però voglio dire, questa domanda trova questa risposta da parte mia, a questa amica di Grosseto. Vorrei Sì. dire che sono in questo momento in ciabatte e con un cardigan blu su una camicia Ah, azzurra, per beh, cui non ho neanche una elegantissimo. cravatta addosso. L'altra è di Rossana che ci scrive dall'Aquila e dice: I due uomini più importanti della mia vita non sono stati i primi della classe in educazione e rispetto verso le donne, perlomeno verso me e mia madre. Per un certo periodo della mia esistenza sono stata quindi portata a pensare che educazione e rispetto verso le donne non fossero prerogativa del genere maschile, qualità che invece ho sempre visto in lei in televisione. Questa direi è bella. È bella non solo, ma è molto vera. Sì, infatti ora non sappiamo, non La conosciamo i cronaca, trascorsi di giusto Rossana, noi lì. Esatto, gli facciamo tutto l'in bocca al lupo possibile per una buona vita. no, ma Leonardo, la cronaca nera degli ultimi anni ha dimostrato che purtroppo andiamo peggiorando nel rispetto della figura femminile. Anche se mia moglie dice che io polemizzo un po' troppo con lei, che non le do quasi sempre ragione, però dopo 43 anni di matrimonio potrebbe avere un valore questo, perché è logico, dopo tanti anni lei sa tutto di me e io quasi tutto di lei. Ma quello che si legge delle violenze perpetrate dagli uomini nei riguardi della figura femminile, della donna, della fidanzata, dell'amica, dell'amante, prendili come vuoi. Un tempo esistevano i delitti famosi che rimanevano isolati per anni. Oggi, tutti i giorni, c'è un caso di violenza sulle donne. E questa è una cosa tragica per il. È verissimo. Pronto? Sì, pronto. Daniele? Ah, Daniele, allora sono. credo che sia Maria Elena. Sì, sono Elena Olivi. Ovviamente è un piacere enorme parlare con il gentiluomo della TV italiana. E ovviamente non posso che confermare quello purtroppo che dicevi pochi secondi fa, perché non passa giorno in cui non si senta in televisione o si legga sui giornali di una violenza compiuta ai danni delle donne. Quindi, in quanto donna, mi unisco in maniera molto, molto forte a quello che stavi dicendo. Grazie per avermi confermato che ho toccato un tasto Sì. di attualità, purtroppo di attualità, però ho voluto dirlo perché all'amica di Grosseto volevo ricordare che anche lei ha detto dei termini molto carini nei riguardi del rapporto che dovrebbe esistere sempre tra maschio e femmina, perché siamo alla pari e poi le donne hanno la prerogativa, quella più importante è che noi aria non ce le possiamo tenere queste arie, capito? Esatto, Questa è vero. presunzione. La maternità per me è un miracolo talmente grande che è da rispettare fin dall'inizio. Giustissimo. E secondo Daniele Piombi c'è un rispetto delle donne nella televisione italiana, cioè al di là delle quote rosa famose, insomma, c'è largo spazio anche alle donne nella televisione? O c'è Maria sempre. Elena, questa è una domanda che probabilmente trova una risposta che mi coinvolgerebbe in argomenti un po' antipatici, un po' poco cortesi, poco rispettosi, perché purtroppo ci sono troppi esempi che portano a criticare certi atteggiamenti femminili quando si tratta di mirare ad un posto importante, a un ruolo importante, alla popolarità, alla visibilità, all'apparire.
Ecco, io quello mi dà leggermente fastidio, perché l'arma che hanno le donne sappiamo qual è e lo conosciamo tutti fin da quando siamo al mondo, però mi dispiace che qualche volta si vengano a capire certe cose di certi personaggi femminili che magari sono brave professionalmente, per l'amor di Dio, sono belle, ma che usano anche le armi della seduzione in televisione, che vorrei lasciare interpretare dalle attrici, se hanno il ruolo di essere tentatrici, questo intendevo dire. Giusto, giusto, è vero. In una intervista definivi la Carrà come una persona che ha indubbiamente lasciato un segno importante nella televisione italiana, di Milly Carlucci, che è molto brava ed elegante, ma di Antonella Clerici e di Maria De Filippi, che sono sicuramente protagoniste femminili della televisione di oggi, cosa ne pensi? Cosa ne pensa Daniele Piombi? Adesso hanno fatto proprio in questo periodo uno scherzo un pochino malvagio su Rai 1, ad affidare a colei che è la regina dei Fornelli un programma in contrapposizione ad Amici di Maria De Filippi. Mentre ritengo che Maria De Filippi possa essere considerata la donna più intelligente che opera in campo televisivo, con enorme buon gusto, enorme cultura, enorme intelligenza e maniera di porsi nel realizzare programmi talmente diversi uno dall'altro, partendo da uomini e donne, quando ci sono gli anziani con i quali uomini e donne, metto lì tutti e due i sessi, sono sempre molto rispettosi, anche se sono esempi di rara umanità, mentre invece in Amici ha prodotto questo show che sta andando da Dio e lo merita, che vada molto bene, e altrettanto ha sempre fatto tutta la serie di trasmissioni precedenti a queste di cui stiamo parlando. Posso intervenire un attimo io? Maria De Filippi non sarà più avversaria di Antonella Clerici, perché la Clerici è stata spostata a giovedì, però avrà il segreto come avversario dall'altra parte. Ma questa è una notizia che hai appreso tu stamattina da TV Blog, privata, perché non l'ho letto sul giornale che finalmente la Rai l'ha spostata a giovedì. Però comunque c'è sempre il segreto, che è un bel acchiappa ascolti, Come? C'ha il segreto, su Canale 5, che anche quello è un bel acchiappa ascolti, Ah sì, è vero, hai ragione, anche segreti nel campo della fiction, è vero, è vero. È molto, molto quindi segreto. Poteva rimanere ai programmi che mattino di mezzogiorno dell'una, dedicate alla gastronomia nazionale e internazionale, e non avventurarsi, perché lei ha avuto esperienze anche, non si può dimenticare, che non dico che ha lanciato, ma quasi ha collaborato a quel gruppo di tre ragazzi che hanno costituito poi il Volo, e che oggi sono il numero uno, rappresentano l'Italia anche al Festival, all'Eurofestival, come lo chiamo io, perché lo chiamavo così allora e continuo a chiamarlo così con l'italiano, ma ha dimostrato veramente Antonella di essere all'altezza di fare anche il serale, ma collocarlo prima contro Maria De Filippi con Amici, adesso contro Segreti, ma insomma ragazzi, poverina, a me dispiace per lei, perché il programma di per sé non è un granché, non è una novità, perché l'andare nel privato, andare sulle storie nascoste nella vita di persone è stato fatto, esaminato, è stato frequentato anche da altri programmi. Però voglio dire, le auguro di risalire negli ascolti, perché se lo merita. È vero, è vero. Sono due grandi professioniste. E parlando sempre di professionisti, Carlo Conti condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno ha avuto una coppiata di vincitrici poi di Sanremo, Emma da una parte e Arisa da un'altra. Chi vedresti bene l'anno prossimo affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival? Ma questa è una domanda million dollars.
Il Dollar Question come in programma americano, ma non lo so chi potrà essere all'avanguardia della moda, dell'attualità l'anno prossimo. Io so che Carlo Conti ha fatto uno splendido festival di Sanremo, ma ti dirò che la figura delle sue collaboratrici a me interessavano meno delle canzoni e di Carlo come collega ed amico, che dopo la prima serata ho capito che andava. Insomma, il Carlo Conti ha uno dei meriti, secondo me, più importanti per uno che faccia il nostro mestiere, di conduttore, quello di essere un ragioniere nel calcolo dei tempi. Ha dei tempi favolosi in tutti i programmi che fa, non sbrodola, non sbriciola, non si allunga, e quando vede che si è allungato un attimo per il momento precedente, recupera immediatamente con un annuncio secco per recuperare i tempi del programma, perché quando vai a sforare è la colpa sempre del presentatore o di coloro che si ritengono talmente divi, talmente attesi, talmente importanti da esasperare, esagerare nella loro presenza sul palco. Dico male? No, è verissimo. No, Carlo è assolutamente un professionista, quindi è indubbiamente... Poi si meritava il festival, certo. Insomma, sono 4-5 anni che ci corre dietro. Ci andava vicino, ci andava. È vero. Desiderava ardentemente arrivare a Sanremo. Ma di tutti questi talent di cucina, programmi di cucina che si susseguono uno dietro l'altro, a parte Daniele Pio, mi sa cucinare o no? Come se la cava il fornello? Io faccio la mia maniera. Aspetta che c'ho mia moglie, come posso fare? Il pesto per le linguine col pesto ligure, col pesto quello verde, no? Capito? Sì, certo. Genovese. Il pesto doc. Bravo, la genovese, solo che io metto un pochino più di peperoncino, metto un po' di più di prezzemolo, metto un po' di più di basilico, metto un po' di più di odori. Quando arrivano in tavola le mie linguine o i miei spaghetti fatti al pesto, in Sardegna si danno appuntamento e si rimane con tutti gli altri, così che io ho finito di farli perché diventava un a lavorare per gli altri, insomma. Giusto. Ecco, e un'altra domanda, fra l'altro ci ha scritto un'ascoltatrice, Roberta Cantini dalla Spezia, che dice, fra l'altro una cosa che forse avevate accennato anche prima, l'abbiamo sempre vista in abiti eleganti, in giacca e cravatta, ma almeno a casa sta comodo in tuta o in jeans strappati. Ora, poco fa magari avete già detto che insomma l'abbigliamento di stasera... Che sono in cardigan, in camicia con un paio di jeans e... proprio un ciabatte, insomma, perché stavo guardando un po' di televisione, c'è Ballarò che mi interessa, quando sarà finita questa intervista con voi, che mi premeva molto di più di seguire la televisione, quindi voglio dire, in casa io non porto cravatte, anzi ti dirò che mi era venuto quasi l'idea, siccome ho una bella giacca blu, un paio di pantaloni, ecco, mi rivolgo soprattutto all'Olivi, Maria Elena, sì. Io vorrei, siccome chiuderò il programma oppure mi chiameranno su per qualche premiazione lunedì 25 maggio. Ma io verrei volentieri a vedere. Io vengo volentieri lì alla Dera a vedermi. Io ci sono volentieri alla Dera. Il tuo parere, perché vorrei indossare questa giacca blu che mi piace molto, pantaloni neri e camicia bianca aperta. Perfetto. La camicia bianca aperta senza cravatta. È quel trend casual. Mi ha detto che Daniele Piombi lo vogliono in cravatta da quando appare fin dall'inizio. Tu che cosa ne pensi? No, anch'io sarei per fare un qualcosa di trendy, casual, così, rompere un po' gli schemi. Assolutamente sì, la giacca sì, con la camicia aperta. Sì. Grazie. Prendo nota. Benissimo, poi osserverò bene per vedere. Ecco, per la conferma, eh? Assolutamente sì. Approfitto per rivolgere un'altra domanda che ci è arrivata tramite WhatsApp. È Giacomo Scalo che ci scrive da Ferrara e dice: ormai siamo quasi alla regia televisiva, al premio il 25 maggio, ma chi vorresti vedere di nuovo salire sul palco per condurre un programma? C'è una persona a cui daresti la possibilità di condurre un programma televisivo?
per snaturare la caratteristica che è connaturata in Fabrizio, mi piacerebbe, se la RAI lo potesse autorizzare, che lo presentasse alla sua maniera, smitizzando molto, togliendo molto dell'ufficialità, Paolo Bonolis, perché a me piace da morire, mi diverte, mi fa ridere. Quando esagera, allora no, ma adesso in accoppiata con Gerry Scotti assume delle cose che un altro in televisione non le può fare. Da lui sono accettate. Sei d'accordo? Sì. Sì. Tra l'altro da Paolo Bonolis condurrà la serata di inaugurazione dell'Expo con Antonella Clerici. Vedo che siete benissimo informati, stavo per finire il discorso, non per niente l'hanno affiancata a una regina della RAI per condurre il programma inaugurale di Expo, che noi qui a Milano sentiamo in un modo un po' particolare, perché ci sono talmente tanti appuntamenti, occasioni di uscire di casa per un casalingo come me che esce malvolentieri perché c'è traffico, c'è un casino di gente, ci sono tante cose anche non carine da affrontare, perché quando vai verso le ore piccole è meglio rientrare a casa tranquilli. Allora, voglio dire, la coppia che ha deciso Rai e Mediaset insieme di offrire al telespettatore per l'inaugurazione dell'Expo è molto congegnata, molto bene. Sì. Ma Bonolis, secondo te, tornerà mai Rai a condurre magari Sanremo oppure a condurre un programma suo? Io so che questo, però, secondo me, Masiani lo sa già. Io sono Nicolò, correggimi se sbaglio, sì, ma voglio dire, mi risulta che lui, appena finita questa serie Davanti un altro, che ha accettato di fare in coppia, sì, per ripetere l'esperienza iniziale quando ha lasciato Avanti un altro nelle mani di Gerry Scotti e lo conducono insieme, gli ha fatto una domanda a un giornalista che non so di quale testata, che gli ha chiesto: ma tornerete a fare coppia? Dice: io parto per la Spagna, dove va a fare un programma per la televisione italiana, quindi per Mediaset, sì, in Spagna. L'hai letto da qualche parte? No, quello non l'ho letto, devo leggere per questo, bene. Può darsi, sì, credo che insomma vada via dall'Italia per un paio di mesi. Vabbè, quello come quasi tutti i conduttori che vanno a condurre programmi, a sperimentare programmi, format, a cercare format da proporre alle reti. Come, esatto, sì, esatto. Come esatto, succede in tutte le reti, insomma. Esatto. Sì, bene, noi siamo quasi giunti alla conclusione dell'intervista, siamo al termine. Alla fine noi non possiamo che ringraziare ovviamente in maniera calorosa per la sua disponibilità e squisita collaborazione Daniele Piombi. Della gentilezza. Si è confermato un gentiluomo veramente in tutti i sensi, quindi il saluto speciale va anche alla signora che è a casa ovviamente, a sua moglie, a tua moglie. Saluti a Mirella e appuntamento al 25 maggio. Saremo tutti davanti alla TV a vedere il premio. Regia televisiva, il 55esimo premio regia televisiva. Grazie invece. Daniele, ci sentiamo. Grazie. Grazie ancora Daniele Piombi ai microfoni di Radio Pistoia. A presto. A presto Daniele. Ciao, buonanotte. Ciao. Grazie ancora. Aspetta un attimo. Sì. Soprattutto alle ascoltatrici di Radio Pistoia. Certo. A tutti gli ascoltatori, a voi tre, un abbraccio e a presto. Grazie, un abbraccio enorme. Ciao Daniele, a presto. Ciao, buona serata. Ciao, grazie anche a voi, mia moglie. Ciao.